c'è credo la maggior parte della mia storia, da quando ero piccolo fino ad oggi. Allora, quanti altri romanzi ci sono in questa sala? Ognuno di loro è una storia, per una cui storia. Ognuno di noi è un romanzo. Certo, questo sicuramente. Allora, io sono Mariella Romano e l'autore Gianfranco Iovino, che penso che conosciate un po' tutti, perché penso che siate qui solo, soprattutto per la conoscenza diretta. Non so se avete mai avuto possibilità o occasione di leggere qualcosa di Gianfranco, quindi è la prima volta, se non sbaglio, che sei venuto pure a presentare un libro. E mi ha spiegato che lui è cresciuto a Torre del Greco, come voi ben sapete, e ha studiato al Pantaleo, facendo il geometra. E mi ha detto: ho avuto un'esperienza di bullismo anch'io. Lui ha tirato dentro un po' di problematiche in questo libro. Parla del bullismo, parla dell'omosessualità, della solitudine che riguarda gli anziani e dello scarso attaccamento, possiamo dire, che oggi esiste nei confronti della famiglia. Quindi ci sono un po' tutte queste... E poi c'è una grande amicizia tra il ragazzino di 17 anni e un anziano malato di Alzheimer, un adulto, un anziano, vediamo come lo vogliamo definire, che dà respiro a tutta anche al dolore di questo ragazzo, ed è colui che riesce a regalare l'abbraccio più vero, più sentito, ed è l'abbraccio che salva, che non salva soltanto il protagonista Andrea, ma salva un po' tutta l'umanità. Te l'ho sintetizzato bene? Beh, senza fare libri, senza fare piacere, no, però non ho spoilerato, non ho fatto molta attenzione. Prima di iniziare, di ringraziare chi c'è qui, credo che il prossimo anno a febbraio fa esattamente 30 anni che lasciai la compagnia, lasciai il teatro, lasciai la musica, lasciai i miei amici d'infanzia per andarmene su a fare fortuna a noi, lasciando i miei genitori e che in me vedevano il mondo, per cui da quella scelta hanno perso le loro più grandi certezze e soprattutto la loro gioventù. Io sono tornato qui a presentare per la prima volta un romanzo, ho fatto un po' il giro per l'Italia in tutti i miei 7 lavori editoriali, mancava quello che l'ho fatto per i miei amici che mi hanno sempre detto per una volta di qua, l'ho fatto per chi è per me un fratello, perché siamo nati e cresciuti insieme, e l'ho fatto per chi non c'è qui, perché la storia di ognuno di noi è fatta anche di ricordi, di presenze, e ce ne sono alcune, qualcuna è venuta a mancare poco tempo fa, e c'è grande emozione, c'è grande dolore perché non mi è stato dato il tempo e l'opportunità di abbracciare, perché alla fine poi l'abbraccio è quello consolatorio che io cercavo in mia mamma. Ogni volta che la vita si è mostrata e dimostrata severa, e riguardo di un ragazzo che era figlio unico, per cui protetto sotto una campana di vetro, dove ovviamente le attenzioni dei miei genitori mi portavano ad essere lontano dalla quotidianità, dove da queste parti basta gridare, chi crede di più quello ha ragione, invece non era così. E io tornavo a casa e negli occhi stanchi, tristi, mia mamma non mi ha mai chiesto perché fossi triste, credeva forse perché avessi preso un brutto voto a scuola, perché a scuola ero peggiore dei peggiori, o perché forse qualcosa era successo. Lei, nella sua pochezza di parole, aveva un dono clamoroso di farmi stare nel posto più sicuro in cui io potevo rifugiarmi. Ci racconti che cosa succedeva quando eri a scuola? Succede che, come ti ho detto, la prepotenza, la violenza gestuale, verbale, a cui tu non sai imporre rimedio, diventa poi una discriminazione, una segregazione, perché sempre di più ti rendi conto che tu non puoi fronteggiare, perché nessuno ti ha insegnato come ci si difende o come si cerca di prevaricare a quell'insulto, a quella violenza. Io l'ho vinto tornando a casa nel gesto di mamma, ma soprattutto trovando degli amici che poi alla fine mi hanno fatto comprendere che fratelli non si è per DNA, fratelli è nel momento in cui tu condividi, sposi degli ideali. Alla violenza, alla droga, alla disperazione o comunque all'esaltazione, noi abbiamo preferito il teatro, abbiamo preferito la musica. Io ho speso una vita intera nella musica,
uscire dal bullismo, quello che ha caratterizzato la mia infanzia, che è diversa da quella di adesso, no? Oggi il bullismo si manifesta soprattutto con la raccolta di like, la soddisfazione di sapersi seguiti, perché un telefonino può umiliarti la vita nell'attimo esatto in cui qualcuno... Ma non è un caso che tu parli anche qui di telefonini e di like? Certo, perché... Quindi tu hai trasportato chiaramente, i tempi nostri. Sì, chiaramente si è evoluto anche il modo di bullizzare. Il cyberbullismo è ancora oggi, credo, uno dei fenomeni meno interessati, ma quello che più fa male, perché ancora oggi leggiamo di ragazzi che poi non riescono a sopportare, a tollerare quelle umiliazioni, e la loro stanza diventa il rifugio, ma diventa inevitabilmente la loro prigione, perché credono che il mondo fuori sia un posto brutto da abitare, ma in quel momento esatto loro perdono la speranza, la volontà di andare avanti. È un po' come diceva qualcuno, che se tu un giovane racconti di come sarà la sua vita fino alla sua morte, lui perderà il gusto più importante che abbiamo ognuno di noi, la speranza. La speranza è quel movimento dentro di noi che ci porta a sfidare la normalità, a cercare qualcosa di diverso e lanciarsi delle sfide addosso. Al momento in cui tu credi che nessuno possa capire tu dove vuoi realmente ancorarti per salvarti, quello è l'inizio della vita. Per cui ti ritrovi che poi non hai nessuna ancora e nessuna protezione. Andrea, non è neanche, scusami Gianfranco, non è neanche un caso se Andrea ha incontrato sul suo cammino un nonnino, il nonno abbraccio. Sì, Antonio è una casualità, perché lui va in questa casa di riposo a trovare suo nonno che ha problemi di salute e proprio si imbatte in questo uomo invece di 82 anni che è lì, che vorrebbe soltanto un po' di compagnia, perché lui crede ancora che nonostante la sua età, nonostante la sua difficoltà a parlare, a trovare gli argomenti giusti con cui motivare la persona, un ragazzo, ha bisogno ancora di gesti semplici come quello di chiedere come stai o cosa posso fare per alleviare un po' del tuo tempo, che diversamente sarebbe da metterti al fianco di una finestra, fare da sentinella al nulla e aspettare che prima o poi ti si liberi con la morte. Mentre invece è un abbraccio che è vissuto nella coda della seconda guerra mondiale, lui non si doveva arrabattare sulla necessità di ricominciare, per cui sono due epoche completamente diverse. Due età e due modi di pensare e di agire diversi, eppure sono stati accomunati da un gesto. Quel gesto nel quale non un abbraccio, non riusciva a trovare le parole con cui rincuorare la delusione, il rammarico del suo giovane amico, il gesto più spontaneo, più naturale, lo dico sempre, per me quando non abbiamo le parole, quando non abbiamo la possibilità di dire quello che vorremmo dire, perché l'emozione o la difficoltà a essere anche consolatori non ci fa parlare, esiste un gesto clamoroso che è quello di abbracciarci, aprire le braccia, e non sai che quanto più stringi, tanto più mostri e dimostri una necessità di unirti, di un tutto. È un po' come le radici, questa è la dimostrazione, un albero continua a crescere, evolversi nel fusto, nei rami, nelle foglie, anche nei frutti che darà, però tutto quello è dato sempre dalle radici, e quelle radici sono quella forza che riesce a unire e a compattare. E io tante volte, anche adesso mi è capitato di vedere tante persone che sono qui e che io ho visto l'ultima volta forse 10, 15, forse anche 10 anni fa, ci seguiamo sul social, che poi alla fine non è solo un posto brutto, riesce anche a tenere le distanze e a farci sentire meno soli e solitari nonostante le lunghe separazioni. E ci sono stati degli abbracci, credo quasi tutti, dove il silenzio ha parlato più di ogni altra cosa. Senti, Gianfranco, tu stai girando l'Italia, diciamo che stai parlando molto ai ragazzi. Oltre a consegnare questo libro, che usa un linguaggio molto diretto per i ragazzi, diciamo molto leggero, se vogliamo dire, ma non vuole essere una cosa offensiva. No, è ricercato. Esatto. Cosa racconti ai ragazzi quando li incontri? È venuto qualcuno a chiederti un consiglio perché era bullizzato? Proprio la settimana scorsa ho fatto un incontro in una scuola superiore di Verona, dove c'erano più di 300 studenti nel biennio della secondaria. E quando poi il referente del bullismo, il professore italiano, ha detto: bene, adesso vi do il microfono, parlate,
chiedete all'autore un po' di domande, quello, le vostre curiosità. Nessuno ha parlato, perché comunque il microfono impaccia comunque nessuno, non so, forse non ti vuoi esporre. E allora lui ha trovato un bello stratagemma che è stato, bene, allora facciamo così, io vi consegno dei fogliettini, voi in forma anonima scrivete, se c'è qualcuno che vuole scrivere. Sono stato sommerso dal bigliettino e quasi tutti hanno chiesto, ma come si vince il bullismo? Come si combatte? Per cui il primo problema è proprio quello, che chi subisce il bullismo non ha il coraggio, la forza di alzare la mano per dire io sono un bullizzato, perché non l'ho fatto neanche io, perché se tornavo a casa nella loro genuinità, molto probabilmente i genitori, mio papà che era un pezzo di pane, mi avrebbe detto ma perché non reagisci? Per cui ti umilia doppiamente, perché tu non sei leggero. Mio cugino così mi ha detto, ma se tu mi dicevi che eri stato bullizzato a scuola, ci pensavo io non avevo bisogno di supereroi, avevo solo bisogno di capire che quel momento sarebbe stato superato in una maniera diversa da rispondere a violenza con violenza, e ci sono riuscito. Hai una motivazione, come dire, perché hai scelto di trattare, in questo caso di raccontare l'omosessualità attraverso un discorso? Perché l'omosessualità credo che negli ultimi anni, per il fatto che sia stato liberalizzato questo modo di amare e di essere, che per me è assolutamente paritario a tutti gli altri, per me l'amore non conosce sesso, non ha separazioni, a me l'amore è tutto quello che ci permette di farci stare bene con qualcuno con cui condividere pensieri, amori, sensazioni, emozioni. Però oggi si sta ostentando un pochino troppo questo modo di essere, quasi che diventa una moda, e che accanisce su di loro poi degli egoismi, delle invidie, delle ritorsioni che a volte diventano poi atti di bullismo. Però il protagonista ancora una volta si nascondeva alla famiglia, per cui... La famiglia si è nascosta perché poi, ecco, in questa dinamica qua ho immaginato una famiglia non pronta all'idea di poter affrontare un figlio omosessuale, dove il padre schiettamente gli dice io sei la mia più grande delusione, la mia più grossa delusione. Perché mi rendo conto che inevitabilmente essere diverso dalle aspettative dei nostri genitori ci pone nella condizione che molto spesso è meglio non dire le cose, di aspettare tempi migliori, o in un momento di rabbia, di discussione, di delusione, mettere sul tavolo tutte le tue carte, che sicuramente saranno oggetto di grande discussione, per cui ci sarà il padre intelligente che dirà perché, dove posso aiutarti, non ti preoccupare perché a me interessa che tu stai bene come figlio e non mi devi far diventare nonno chissà che, e c'è quell'altra fascia invece che dice che sei una tremenda delusione. Quindi con quello che stai dicendo adesso confermi che è vero che abbiamo liberalizzato questa scelta, diciamo così, questo aspetto sessuale della nostra sessualità, certo. Però esistono ancora i tabù che rendono tutti noi fragili, perché, quindi tu hai messo in evidenza ancora una volta ancora la fragilità. Mariella, noi ci scandalizziamo se due donne lì fuori si baciano, e casomai proviamo anche un pochettino di disgusto se due uomini si baciano, perché noi non siamo pronti, nonostante vogliamo sembrare di essere pronti, perché noi abbiamo ancora delle repulsioni. Oggi è la giornata che festeggiano le donne, io ritengo ancora che questa sia una grossa limitazione per le donne, ideati di determinare in una sola giornata un momento tutto per loro. La donna va magnificata in tutta l'estensione dell'anno, perché lei è sempre presente. Io sono contro le giornate, contro il bullismo, contro l'omofobia, contro la pedofilia o la violenza sulle donne, perché in quel giorno non facciamo altro che amplificare ancora di più il malessere che vive una persona, perché quella donna oggi andrà anche a cena con le sue amiche, oppure gli si porterà anche un mazzetto di mimose, ma domani torna a casa sua, nella sua realtà, dove molto spesso è stata messa ai margini della felicità, perché lei è madre, perché lei è moglie, perché lei deve stare in casa, perché lei, lo diceva Sky stamattina, lei appartiene ancora al 51% del popolo italiano, perché siamo più donne che maschi, però quel 51%, il 30% guadagna meno degli uomini, il 40% dopo il primo figlio lascia il lavoro per dare spazio al marito, siamo ancora maledettamente divisi e separati. Per cui
io piuttosto che dirti augurio, io ti dico grazie di esserci, ma non oggi, sempre, tutti i 365 e lo so che sei fortunato ad avermi, grazie. Come hai fatto a trovare, l'hai detto in parte, però io me lo chiedo ancora, come hai fatto a trovare in questa dialettica, è una dialettica dal negativo, negativissimo, a questo abbraccio. Più è la cosa, non è un gesto, è qualcosa che va oltre il gesto, che più mi ricorda come sono venuto fuori dai dolori, che era quell'abbraccio di mamma. Possono venire tutti da questi dolori? No, io credo che è in chi riceve quell'abbraccio poi che gli dà il senso che vuole. Sai, a volte si dice quelli che non ci sono più sono quelli che ci mancano più di ogni altra cosa, e noi faremo di tutto per poter abbracciare qualcuno che non c'è più. E io credo che si possa nel silenzio, negli occhi chiusi, facendo buio dentro di noi, trovare quell'immagine e abbracciare. Per cui non è solo un gesto, a volte è proprio un significato, è una necessità di unirsi a qualcosa che c'è o che non c'è e che in silenzio ti permette di dire di tutto. Un abbraccio inteso anche come protezione, anche soprattutto perché gli insegnanti quando aiutano, quando si riesce a confidarsi con l'insegnante, più di una carezza, più di un atto consolatore che può essere anche un gesto l'abbraccio ti permette proprio in maniera assoluta di poter dire di tutto, ma fosse anche un rimprovero, fosse anche una necessità di una delusione. Se il papà di Andrea, invece di essere così avido e cattivo nel dire sei stata la mia più grande delusione di tutta la vita, fosse stato in silenzio e si fosse dimostrato uomo, dicendo vieni qua, abbracciami, io non sono d'accordo con la tua scelta, ma me la tengo per me. Ma tu comunque avrai sempre un porto sicuro in cui approdare, che sono le mie braccia. Andrea molto probabilmente avrebbe pubblicato a scrivere un altro libro, un'altra trama, perché un narratore, adesso dallo spessore, l'efficacia, l'importanza, il valore che sia, deve sempre trovare una stimolazione forte per raccontare qualcosa che poi interessa. Io credo che il bullismo mio era quello dei miei genitori, dei nonni e dei tuoi figli e dei figli dei tuoi figli. Ci sarà sempre. Addirittura oggi si confonde, ma è un sinonimo. Bullismo e razzismo è la stessa cosa. Nella città dove vivo il colore di pelle è discriminante. Lo chiamiamo razzismo, ma invece bullismo quando va a scuola. È così come un corpo che non ti piace, è così un atteggiamento e quanto altro. Per cui io l'ho visto nell'ultimo periodo che il bullismo viene portato agli onori della cronaca quando poi diventa atto criminale, quando diventa qualcosa di clamorosamente inspiegabile, fino ad arrivare che l'alunno spara con i piombini di gomma a una professoressa, o addirittura si fanno delle baby gang e ne fanno di tutti i colori. Quello è l'atto più estremo, cioè quando diventa notizia dal giornalista, ma è quotidiano, secondo me, è continuamente quotidiano, e tutti noi, credo che in una maniera più o meno diffusa, abbiamo subito anche il bullismo. Perché il bullismo è anche, mi raccontavano che ai nostri tempi, anche essere rosso di colori era discriminante. Scrivere con la sinistra era discriminante. E io credo che ancora oggi esistano in maniera diversa. Però ancora oggi, se io mi metto con il cellulare e sono un ragazzo e ho la mia baby gang e ti massacro di insulti e casomai anche di atti gestuali, cattivi, violenti, tu non esci più di casa. Ce ne sono tante di ragazze che si sono ammazzate perché si sono ritrovate protagoniste di atti che non credevano che si potesse arrivare a tanto. Per cui io credo che il bullismo oggi è un fenomeno che va assolutamente attenzionato, e non ci spiegheremo perché io continuo a essere invitato, perché io poi divento uno strumento per farlo dialogare, per farlo arrivare ai ragazzi. Sì, lui scrive per beneficenza e i proventi di questo libro andranno ad un'associazione che si occupa proprio di ragazzi bullizzati, ma non solo questo libro, se ho capito bene, anche gli altri libri sono stati, diciamo, è una mia passione. Quando ero qua facevo il teatro in giro, facevo la musica, ho dato. Perché nella vita, diciamolo, sei un direttore commerciale. Di che cosa però non mi ricordo? Vedo una squadra di venditori di fazzolettini ai semafori. Ah, allora posso dire? Tutti neri. Tutti neri. Tutti neri. Colore, vero? Capolizzati.
Carbonizzare. Io scienza, un po' diversa. Ma posso... Perché hai scelto il titolo Abbracciami e noi abbracciamoci? Adesso stiamo andando. Perché in due l'abbraccio si fa in due. Ma perché? Allora voglio spoilerare, c'è un uomo, un amico del ragazzo. Ma contesto del libro deve dire abbracciami. È una richiesta che però diventa anche accoglienza in questo Se caso. Tu non ti fossi fermato al quarto quinto. Al quarto quinto. Andato avanti, vedi che il protagonista ha bisogno di essere rincuorato con un abbraccio, per cui chiede abbracci. Io credo che non ci evolviamo mai e indirettamente stiamo esercitando violenza sul nostro figlio e gli creiamo soltanto un disagio esistenziale sempre maggiore, perché la nostra prima ancora di salvezza dovrebbe essere casa, dovrebbe essere la nostra famiglia, e queste famiglie così disunite, così poco attente, fin da bambino, il romanzo precedente si parlava di pedofilia. E noi da genitori poco esperti crediamo che i figli che stanno in casa, che sono davanti alla TV o che sono lì a giocare al PC, al computer, sono in casa, per cui sono in un posto sicuro, mentre invece gli abbiamo aperto delle porte clamorose. Però è sottile la differenza, ma fa male in egual modo non essere attento, così come invece criticare, perché in entrambi i casi ti lascia da solo, in entrambi i casi cerchi un aiuto negli amici, a volte non lo trovi. E poi ci sono dei limiti che vengono superati e diventano incomprensione di se stesso. La depressione viene utilizzata così tanto, ma non è quella che se è cattivo tempo noi ci deprimiamo. La depressione è quel male che abbiamo dentro che non ci riesce a far star bene e non c'è medicina che si curi, perché la depressione va curata con l'iniezione di autostima. L'autostima, se sei da solo e se sai che per gli altri sei sbagliato, non c'è rimedio. Un aneddoto, racconto sempre la mia eroina, mia mamma, alle scuole, già con mio padre, io facevo ricetta di 2-3, soprattutto in italiano. Una volta fece un tema in classe che bisognava raccontare il pranzo con un amico famoso. Io mi inventai che a casa fosse venuto Renato Zero, perché a me è sempre piaciuto Renato Zero. Presero uno o due e convocarono mamma dicendo suo figlio secondo me ha delle turbe e va curato un po' da uno psicologo. Mamma torna a casa distrutta dal dolore, questo lo ricordo, è il suo papà, zio Peppino, l'ha rincuorata ed è tornata, faceva una via scalza tutti i giorni per cercare di rimediare a quei due. Io non sono riuscito a regalarle questa grande soddisfazione a mamma, perché poi a Verona ho studiato, sono diventato giornalista pubblicista, lei è venuta a mancare prima che le potessi far vedere il tesserino da giornalista per una sorta di... No, perché avevo detto che avevi bisogno... Perché molto probabilmente il mio tema era molto narrativo, no? Sto caro zero che suonava al citofono, l'ascensore non funzionava, fino a piedi, cose molto fantasiose, e l'insegnante dice questo sta bene, ha bisogno di questo. Sta bene. Una volta, come ti dice, abbiamo una mano che è curato, e invece era la mia fervida fantasia che poi la porta dal teatro e poi la narrativa. E io, ma questa è una forma di bullismo, ma altro che, per cui nasce tutto da là. Però per dirti, vedi, poi alla fine è stata una stimolazione, perché poi anche nel periodo del bullismo mi sono reso conto che studiare era importante. Da giovane non ho avuto un grande successo, però contestualmente leggevo Filosofando Oggi, per cui mi piaceva la filosofia, la poesia, per cui avevo sbagliato completamente indirizzo, perché mamma voleva che diventassi nautico, io volevo seguire le orme di mio cugino, alla fine una gran confusione mentale. Però oggi, quasi a 60 anni, ho capito che devo ringraziare quell'insegnante che oggi credo che sarà posto diverso da questo, perché lei è stata la stimolazione, la motivazione per dire io devo assolutamente dare io credo senso che la scuola dei tempi nostri sia stata una scuola molto era diversa familiare. Da questa questa è una della poesia che a me è piaciuta moltissimo, perché poi si arriva verso il finale, dove questa poesia ha un significato particolare, non dico chi la cita e nemmeno il momento in cui viene espressa, però mi piace perché Pablo Neruda dà assolutamente il senso di cos'è un abbraccio. Quanti significati sono celati dietro un abbraccio? Che cos'è un abbraccio se non comunicare, condividere e infondere qualcosa di sé a un'altra persona? Un abbraccio è esprimere la propria esistenza a chi ci sta accanto.
qualsiasi cosa accada, nella gioia come anche nel dolore. Però esistono molti tipi di abbraccio, ma i più belli e più profondi sono quelli che trasmettono i nostri sentimenti. A volte un abbraccio, quando il respiro e il battito del cuore diventano un tutt'uno, fissa quell'istante magico nel tempo e in eterno. Altre volte ancora un abbraccio, se silenzioso, fa vibrare l'anima e rivela ciò che ancora non si sa, non si ha il potere, il sapere. Ma il più delle volte un abbraccio è staccare un pezzettino di sé per donarlo all'altro, affinché possa continuare il proprio cammino e non so. Grazie per essere stati con noi, spero che sia stata almeno una serata piacevole, qualche un'ora. Grazie a tutti. Buona serata. Grazie. Vabbè, la prossima volta. Ciao. Vabbè, la prossima volta.